ragazzi, bentornati. In questo video potrei parlarvi di Polanka, bel cantante, naturalizzato statunitense, lui in realtà è nato a Ottawa, ha 80 anni, però usciremo un pochino dal seminato di BB Cool, che invece ha bisogno di raccontarvi una roba nuova. La roba nuova è questa, provo a fare la Polanka. La Polanka, allora, in siciliano se non erro sono le pannocchie, ma noi non facciamo le pannocchie, la Polanka facciamo, che è una tacchina o una gallina giovane, una gallinella, una gallinastra. E perché facciamo questa Polanka? Facciamo questa Polanka perché voglio raccontarvi della possibilità di dare ulteriore gusto alle vostre grigliate grazie a un nuovo pelletry Traeger. Utilizzeremo ovviamente il nostro timber Renote 50 e anziché cimentarmi in una cottura stralunga con il manzo, con il maiale, preferisco buttarmi su questa Polanka. Bando alle ciance però e andiamo a vedercela subito insieme, perché prima di andare in griglia faremo una bella parte di marinatura liquida. Soltanto dopo andremo a mettere un bel rub e dopo il rub via in griglia e si cucina. Ecco qui la nostra Polanka, guardate quanto è grande rispetto alla mia mano. Cosa facciamo a livello di marinatura? Una cosa molto semplice. La parte acida sarà data dallo zenzero, ovviamente, e dai nostri lime, che andremo a tagliare naturalmente prendendoci soltanto il succo. Vediamo anche se grattare un pochino di arancia. Poi, naturalmente, olio extravergine d'oliva. Lasciamo così fino a domani mattina, poi togliamo tutto, rabbiamo e soltanto dopo aver rabbato, con un rub che vi farò vedere, sempre di Traeger, andiamo tutto a trazione Traeger, ci buttiamo dentro il nostro Timberline, utilizzando ovviamente la sonda per misurare la temperatura, e andiamo a cercare di capire quando questa Polanka sarà cotta. Esattamente come un pollo, andiamo a portarcelo intorno ai 75-80 gradi, cercando di rendere la pelle un pochino scrocchia e soprattutto cercando di capire se il nuovo blend di pellet riuscirà a dirci: ehi, ma quanto gusto c'è in questa Polanka? Ok, tagliati tutti i lime, soltanto l'ultimo, e poi ci facciamo un bel lavoro a mano, Non è lavoro a mano come si faceva una volta. Ultimo mezzo lime. Ma sapete che io lo faccio? Sì, lo faccio. Un'arancia la uso, va. Arancia. Non è proprio da succo, Tarocco, però. Ok, adesso dobbiamo fare la cosa più menosa dell'universo, che non è tanto mettere il liquido dentro, anzi sopra la nostra preparazione, quanto pellare lo zenzero. Ok, abbiamo tutto. Adesso ci prendiamo la nostra Polanka e la buttiamo in questo doppio sacchetto per alimenti. Togliamo ovviamente la targhetta e qui andremo a far marinare bene al meglio. Doppio sacchetto perché? Perché se perdo un po' di liquido divento una iena. Ok, adesso buttiamo dentro con grande agilità il nostro zenzero. Facciamo un bel giro del nostro primo liquido. Ecco qua, in questa maniera qui, chiudiamo con l'olio d'oliva e via. Qui possiamo tranquillamente abbondare, tanto non è un problema. Aggiustiamo anche di sale e di pepe, in modo tale da fare un buon lavoro. Ecco fatto. Ok, sale e pepe. Pepe, sale, acqua minerale. Ok, e infine un po' di pepe. Chiudiamo, facciamo riposare e ci vediamo domani mattina. Buonanotte Polanka. Ovviamente in frigo, a riposare. Ecco qui la mia Polanka dopo circa 16 ore di marinatura. Ed è proprio questo che mi porta a utilizzare un pellet che inizialmente nasce soprattutto per il maiale e per il manzo. Utile per insaporire le varie preparazioni, le varie cotture. È un mix di legni duri, ma io sono convinto che nonostante ci siano quercia, icori, eccetera, riuscirò a fare un buon lavoro grazie alla marinatura iniziale che ho fatto molto spinta, perché comunque lime, zenzero. Adesso andiamo a farci un giro con il pork and poultry rub che ha dentro sale, zucchero, paprika, mela disidratata, cipolla, pepe nero, insomma c'è tutto quello che ci serve per fare un buon lavoro. Apriamo e naturalmente, trattandosi della prima apertura, abbiamo una minima difficoltà, nel senso che è tutto sotto vuoto, quindi non abbiamo il minimo problema. E adesso vedete che la paprika porta una pigmentazione rossa su tutta la nostra Polanka. Andiamo a mettere uno strato generoso anche all'interno, e questo strato generoso poi ci darà una mano per
costruire la nostra cottura. Dovremo naturalmente portare a 170 gradi per riuscire ad arrostire poi bene dopo una prima parte di fumo che le facciamo fare, e una volta fatto quello dovremo arrivare, io direi, intorno agli 80, perché è vero, dice di fermarsi a 75 più o meno, pollo e volatili in generale, però salgo un pochino di più proprio perché voglio cercare una bella glassatura da una parte, ma anche una bella crosticina, e non voglio che le parti dentro, specialmente quelle più spesse, diventino e rimangano anzi crude. Diamo una bella massaggiata e poi andiamo direttamente dentro il nostro Timberline 850, che è già arrivato a 105 gradi, perfetti, precisi. Ovviamente questa pollanca non è disossata e adesso ce la cuociamo e via. Almeno tre quarti d'ora, direi, a questa temperatura, 105, in modo tale che prenda una bella nota di fumo. Ci vediamo tra appunto tre quarti d'ora, un'ora. Ok, intanto mettiamo in una ciotolina la Sugar Lips, da non confondere con Super Freak di Rick James. Adesso vado a fare un lavoro di pennello. Ok ragazzi, sono passati tre quarti d'ora, io salgo a 170 con la mia temperatura, anzi 175, perché una volta arrivato a 175 voglio dare una arrostita e poi voglio glassare con la Sugar Lips. Quindi è un'operazione che ci richiederà un po'. Vedete che ho già montato la sonda del Timberline 850 e poi andrò a inserirla soltanto dopo aver glassato, in modo tale andarmi a prendere la cottura quando ne avrò bisogno. Per il momento continuiamo a far andare, visto che stiamo andando ancora a bassa temperatura. Ok ragazzi, 175 gradi, adesso si abbasserà ovviamente, faremo un pochino di cacciara, ma a noi ci piace la cacciara e ci piace glassare. Ovviamente andiamo e via, ciaone! Mettiamo nella coscia. Poi ovviamente andremo a rilevare la temperatura anche in altri punti, proprio perché essendo una superficie ampia abbiamo bisogno di fare un lavoro più completo. Addio pollanca. Allora, è passata più o meno un'ora e mezza, siamo quasi intorno alle due ore. La nostra sonda ci dice 74 gradi e la nostra pollanca, vedete che inizia a prendere bene bene colore. Allora, sono arrivato in fondo alla mia pollanca, alla cottura della mia pollanca, e guardate come si è bella arrostita. Allora che cosa ho fatto? Visto che non sono ancora pronto per servirla, ho attivato il keep warm in modo tale che mi mantenga calda la mia preparazione senza perdere tutta la cottura che ho fatto, quindi senza che si raffreddi. Adesso aspettiamo e poi la serviamo e vi faccio vedere com'è venuta. Ed eccola qui la nostra pollanca, che adesso proviamo ad andare ad aprire. Vediamo che cosa è successo dentro, ma se vado già a notare qui, vedete che è perfettamente cotta. Ecco qua la nostra pollanca, guardate che bella, che meraviglia. Adesso finisco di inciderla, poi ne taglio un pezzo, lo assaggio e ne parliamo. Ecco qui, porzionata. Allora, io adesso ovviamente per senso scenico assaggio che cosa? Assaggio la coscia e vediamo cosa succede. Assaggio. Allora, la spinta del Midchurch si sente sul fondo, sento la marinatura dello zenzero soprattutto e del lime. Poi devo dire che il mix dato dal Sugar Lips e dal Rub che ho utilizzato è veramente una bomba. Mangiamo tutto e poi ne parliamo. Buonissimo. Allora, devo dire che fare la pollanca in questo modo, con questa lunga marinatura, che ricordo abbiamo fatto con il lime, lo zenzero, l'arancia e poi con questo Midchurch, che non è nato per fare il pollame, è più pensato per il manzo, per il maiale, però devo dire che ha dato una nota di spinta al pollame che ha trovato un'ulteriore destinazione con il Pork and Poultry Rub e che con quella Sugar Lips, veramente una bomba, che ha trovato d'accordo tutti i commensali. Diciamo che io invito gli amici, così almeno vi faccio dire che le cose che faccio sono buone. Però devo dire che sono gli amici i primi critici costruttivi, quindi sono riusciti a darmi anche stavolta un gran bel parere e un gran bel feedback. Devo dire che è stato estremamente divertente. Sono servite più o meno, direi, due ore e mezza per fare, grazie al nostro Timberline 850, questa ricetta, oltre alle ore di marinatura che potete decidere fino a quanto far arrivare, per cui valutatelo voi. Qui sotto in definitiva tutti i contatti di Traeger, mentre per quanto riguarda noi sapete benissimo dove trovarci, abbiamo ripreso alla grandissima, per cui qui naturalmente per iscrivervi o qui se volete beccarvi un altro video. Ragazzi, un grande abbraccio come sempre, alla prossima.